È la corsa motociclistica più antica al mondo, si disputa sin dal 1907, davvero un evento straordinario, il Tourist Trophy, storia del motociclismo, storia dell'isola di Man, sì, perché il Tourist Trophy fondamentalmente è sì un evento racing prima di tutto, ma è un vero e proprio fenomeno sociale che coinvolge completamente la popolazione dell'isola di Man. Oggi abbiamo la possibilità, grazie a Mondo Corse, qui ad EICMA 2011, di incontrare i grandi protagonisti che stanno facendo proprio in questi anni la storia di questa incredibile manifestazione, e a tutti loro vogliamo chiedere che cosa rappresenta nella loro vita e nella loro carriera di pilota il Tourist Trophy. E partiamo dal nostro rappresentante, Stefano Bonetti, che già conosciamo bene a Moto TV. Stefano, allora ti rivolgo direttamente questa domanda: il Tourist Trophy nella tua vita e nella tua carriera di pilota che spazio occupa e che senso, che significato ha? Allora, come spazio l'80%, perché ormai dedico quasi tutto l'anno alla preparazione della gara. In Italia faccio gare minori, l'unica gara a cui punto veramente, seriamente, è quella, dato che è anche una delle più importanti del mondo, perciò ci tengo a fare bella figura. Il Tourist Trophy però non è una gara normale, ammesso che esistano gare normali, vuoi per la componente di rischio, vuoi per la suggestione, il fascino. Tu come vivi questo evento? Cioè, diciamo che è unica, altre gare non ce ne sono così nel mondo, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, cioè a partire dai piloti, dal pubblico, non esiste un'altra gara simile, anzi neanche lontanamente si avvicina. È unica, perciò merita veramente di essere vissuta il più possibile. Grazie mille Stefano, e noi adesso tra l'altro abbiamo la grande occasione di incontrare anche i protagonisti stranieri, quelli che di solito è un po' più difficile trovare qui in Italia e che sono proprio grazie a Mondo Corse presenti qui ad EICMA. E beh, insomma, poi lo dicevamo, si incontrano anche un po' le leggende, chiaramente già i piloti fortissimi di questo TT come Jan Hutchinson, grazie di essere qui. Jan, a great record for you is 5 races and 5 wins, incredible. Ricordavamo le 5 gare, le 5 vittorie, un record assoluto per te al TT. Yeah, you know, 2010 TT was a great experience for me to win all the races and great atmosphere throughout the whole event, you know. Si dice sì, nel 2010 giustamente ricordava Jan questo record, un'atmosfera fantastica, un record, un risultato memorabile. So it's an easy race, allora è una gara facile il TT. Yeah, I'm joking, sto scherzando naturalmente. Ok, it's good experience to race around the TT course and you know it's unlike any other race we do, to be out racing for so long as well around such a big circuit, you know, it's just different to everything we do really. Sì, chiaramente è una gara importantissima, una manifestazione straordinaria. Poi scherzavamo naturalmente nel dire che è una gara facile, insomma facile non è, però quando si vedono fare certe cose come quelle che fa Jan sul tracciato, davvero si potrebbe anche immaginarlo. Well, Jan, what does it mean in your life, in your career, TT? I think it's the most important thing. È la cosa più importante nella tua carriera, Jan? Oh, I wouldn't say it's the most important thing. You know, I've won 8 TTs now, so I still want to achieve more over there, but it was definitely important for me to win the TT originally, and now it's just whilst I'm enjoying it, I'll keep going, and whilst I'm still winning, you know, that's where I enjoy being over there. So, but I still want to do well with the short circuit racing and every other racing that I do. Chiaramente dice, beh, insomma, la cosa più importante magari non lo so, dice Jan, però sicuramente l'obiettivo, e questo farà preoccupare gli avversari, è quello di continuare a vincere, di continuare a impegnarsi in questa gara, di andare avanti e fare sempre maggiori risultati importanti anche nei prossimi anni. Con questo un TT, tra l'altro, che grazie a Mondo Corse, lo ricordiamo, potrà essere anche raggiunto più facilmente nelle prossime edizioni. La stessa Mondo Corse si preoccuperà non solo di realizzare tutti i filmati, ma anche, insomma, di organizzare una serie di viaggi per accompagnare i tanti appassionati che giustamente adorano questa gara. Un grazie a Jan, thank you, Jan, grazie mille, e noi continuiamo il nostro speciale dedicato ad EICMA 2011.